sulla parte alta della colonna c'è scritto: per millenni un popolo costruì attorno a sé bellezza fatta di luce, di misura, di armonia. Poi una generazione venne resa schiava dai suoi stessi fratelli e gettata nell'inferno buio e informe. Che cosa ha rappresentato per l'Italia la miniera? Un'umiliazione? È stato pagato un prezzo a qualcosa? Sì, no? Sì. Non è stata umiliazione per chi è andato nella miniera. L'umiliazione storicamente va addebitata a coloro che hanno firmato quel contratto, sia da parte italiana che da parte belga. Prendere ragazzi giovani e spedirli in un ambiente che assolutamente non potevano conoscere né prevedere che fosse così, senza un minimo di preparazione, senza un minimo di accompagnamento, senza un minimo di garanzia, non si giustifica anche nei momenti più duri per un paese. I belgi, secondo te, l'hanno capita la parte politica del lavoro? L'hanno sicuramente capita gli emigranti italiani. Quando noi eravamo lì per l'inaugurazione è stato molto emozionante essere avvicinati da magari ragazzi che erano di seconda, terza generazione di figli o nipoti di emigranti e che proprio hanno sentito questo intervento come un intervento che riconosceva il valore del lavoro fatto dai loro nonni, dai loro padri, delle cose, l'hanno proprio assolutamente percepito. Qu'est-ce que tu as trouvé, Thérèse? Quelques photos, qui montrent très bien la façon de travailler avec le piano. Donc il y a la photo là, ça vient d'un livre, pour montrer la colonne. Il a commencé comme ça, avec une photo, avec des explications comme ça. Ça doit être dorique, parce que c'est le plus archaïque. C'était quand? Ici, j'ai pas la date. Oui, c'était ça. Donc c'était le fax comme ça. C'était cher Thérèse. Là, il dit encore parce qu'il avait trouvé cette pierre noire à Carrare, mais à l'époque, on n'était pas sûr qu'il pouvait l'obtenir parce que le più carbone. Oui, donc il oui. Donc il dit Thérèse, est-ce que tu peux voir si on peut utiliser du carbone? Après, il m'a demandé, c'est marqué ici aussi, ou le marmo nero del Belgio. Oui. C'est pas marbre qu'on a ici, on a une pierre bleue, ça s'appelle, c'est assez dur. Mais là, il y avait toute cette question que on doit faire une copie de quelque chose qu'il avait trouvé à la plage. Vedi, questo è tutto materiale di fusione, diciamo lo stesso materiale dal quale poi è stata fatta la scultura. Caso strano, geometricamente è quasi simile.
naturalmente cambia le dimensioni, questo è un piccolo sasso, l'altro era quasi 3 tonnellate. Avete fatto qua la colonna di Genk? Sì, è stata montata qua, a questo punto. Il lavoro quanto tempo è durato? Un mese e mezzo. Wel, Therijs, ik heb het contract gevonden met Luciano Fabro. Ja. Alsjeblieft. Ja, want dat is, oh ja, hier ook met zijn handtekening. Ja, het is getekend in 2006, terwijl we toch eigenlijk al vanaf 2004 bezig waren. Ja, het heeft even geduurd tegen dat we er helemaal waren, maar ik denk, ja, uiteindelijk het resultaat is wat telt en dat is er natuurlijk wel. Ja. Carattere proprio di un'opera pubblica è che si presenta inaspettata, diciamo perfino in maniera casuale, nel senso che uno passa di lì, che uno la guarda o non la guarda, a seconda dell'umore, della disposizione. Di solito diventa un punto di riferimento, un punto di ritrovo. Ci troviamo là, ci troviamo sotto il monumento, ci troviamo alla colonna. E questo è un modo di vedere quest'opera. L'altro modo di vedere l'opera è quello, diciamo, delle persone che hanno le responsabilità culturali, di sceglierli, di valutarli, man mano che sono fatti, anche in relazione a quello che saranno. Per cui uno può vederla in un modo, ma può vederla anche nell'altro. Dunque il rosso e il nero, è come nella roulette, a un certo punto, è giocare sui due colori. Essendo una generazione che viene dalla classe operaia e che viene dal 68, da una coscienza politica molto forte, sistematicamente questa presenza del politico rispetto all'esterno, che è non politico, quell'internazionale, rispetto agli inglesi, rispetto alla cultura protestante, noi ci buttiamo dentro, la cultura politica, la povertà, ma la povertà vera, quella della sofferenza, no? Come dire, del miniere, la coscienza del miniere, la coscienza del migrante. Quali sono state le sue prime difficoltà? Beh, le difficoltà erano tante, signora. Non si sapeva parlare. Era il clima, un altro. Era tutto, l'abitudine, tutto. E dopo era nostalgia, lasciando tutto là. Parenti, amici. Pensava che sarebbe rimasta tutta una vita qua in Belgio? No, perché io quella volta lì si diceva 2-3 anni. Wel, ik denk als een stad groeit, zo snel als Genk gegroeid is met heel veel mensen van vreemde afkomst, dan brengt dat groeipijnen, dan brengt dat problemen met zich mee. Maar eigenlijk, die mensen waren heel sterk gebonden met elkaar. Want als je gaat kijken, ze kwamen naar hier om te werken, om geld te verdienen, om eigenlijk hun situatie te verbeteren. Vaak ook nog met in hun gedachten, we gaan terugkeren. We gaan terug naar ons vaderland. En eigenlijk is dat niet gebeurd. Mensen hebben zich hier gevestigd. En er is zoiets als het Genkgevoel uit ontstaan, namelijk een heel grote verbondenheid tussen alle mensen. Drinker.